Di questo velo, che cos'è? Se noi andiamo in cerca della parola velo nell'Antico Testamento, facciamo delle scoperte abbastanza strane. La prima scoperta è questa. Andiamo alla linea 114. Aronne, dice il libro dell'Esodo 34, e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Questo è Mosè, il quale, scendendo dal Sinai, si mette un velo davanti al volto, proprio perché gli israeliti non prendessero paura, in quanto il suo volto era pieno di luce. Allora, questo velo che cos'è? È quella realtà, chiamiamola la contingenza storica, le situazioni quotidiane, che impediscono ai popoli di scoprire quanto di divino c'è in loro, come il velo di Mosè impediva agli israeliti di scoprire in lui quanto di divino c'è stata nell'esperienza che aveva fatto. Questo è un primo significato. Allora Dio toglierà questo velo ai popoli, in modo che i popoli abbiano l'autocoscienza di chi sono, di chi essi siano. Ogni singolo individuo è un essere divinizzato. Noi cristiani ne abbiamo consapevolezza perché sappiamo di essere figli di Dio, ma i pagani no. Bene, dice il testo biblico, verrà il momento in cui Dio stesso toglierà questo velo e i volti di questi popoli saranno come il volto di Mosè, intrisi di esperienza di Dio. Questa è un'interpretazione, poi ce n'è un'altra. Siccome nel versetto 7, alla linea 68, c'è il verbo strappare, e stranamente per strappare viene adoperato il verbo billà, esaminando il verbo billà scopriamo nel libro di Giobbe che billà significa, e intanto ha per soggetto Dio, e significa che Dio strappa, spezza, proprio rende coriandoli la morte. Billà avrebbe questo significato. Allora, questo velo, che cosa sarebbe? Sarebbe la morte. Strappare il velo significherebbe distrugge, polverizza la morte. E quindi questa specie di cappa, di velo che opprime persone e popoli, la paura del morire, verrà tolta, non ci sarà più. Questa seconda espressione non è in contraddizione, questa seconda interpretazione non è in contraddizione con la prima. Potrebbe essere una specie di complementarietà. Sembra però che questa seconda sia l'interpretazione più giusta perché alla linea 71 viene detto esplicitamente eliminerà la morte. Quindi c'è un aggancio tematico fra il versetto 7 e il versetto 8. Allora noi potremmo dire così, chi è che elimina la morte? Vengo subito. Se voi leggete con attenzione è la parola di Dio. Provate a leggere attentamente il versetto 8. Eliminerà la morte per sempre, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, la condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, poiché il Signore ha parlato. È dunque la parola di Dio che compie questo fatto, è questa parola operativa che agisce, che strapperà via la morte dalla condizione umana. Questo è un dato importante, la parola di Dio che opera questo mistero, questo togliere la morte. Ora, la parola di Dio è potenza di Dio, lo dice San Paolo nella lettera ai Romani. Il libro della Sapienza afferma che la potenza di Dio è la radice dell'immortalità. I conti tornano. Ci siamo?
Io so che leggere la scrittura così può essere difficile, però a me piacerebbe che alla fine di un quinquennio, per esempio, tra di voi qualcuno dicesse: io ho provato, ci riesco. Leggere in questa maniera il testo di per sé non è difficilissimo, però richiede quel minimo di conoscenza del testo ebraico e quel minimo di capacità di dare un'occhiata a qualche concordanza, anche in italiano. E allora il testo comincia a parlare, perché letto da solo, avete visto, dice poco. Se noi invece cominciamo a sondare, qualcosa viene fuori. Vediamo velocemente la seconda strofa, cioè il versetto 8. E questa vittoria sulla morte non è una specie di ritornello solo del nostro testo del capitolo 25, ma nel capitolo 26, quello successivo, quello sempre appartenente alla grande Apocalisse di Isaia, torna fuori in maniera esplicita, e io ve l'ho citato, la linea 121. Ma di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno ed esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua rugiada è rugiada luminosa, la terra darà alla luce le ombre. Nel mondo orientale la rugiada è ancora una volta la parola di Dio. Non pensiate alla rugiada mattutina, quella è solo simbolica. La rugiada è sempre la parola di Dio. Quindi di nuovo vivranno i tuoi morti, risorgeranno i loro cadaveri, si sveglieranno, esulteranno quelli che giacciono nella polvere, perché la tua parola è parola che dà vita. Voi dite, cosa c'entra la vita con la luminosità? Per capire questo legame, voi dovete rifarvi al primo capitolo di Giovanni. Il Verbo era la luce, e la luce era la vita degli uomini. Queste citazioni ci aiutano a capire allora che cosa significa leggere sempre la Bibbia con la Bibbia. Non buttando dentro noi le nostre idee, ma continuamente mettendo in parallelo i testi. Mettendo in parallelo i testi, poi la lettura del testo diventa più facile, emerge con facilità. Tenete presente che questa idea della vita dopo la morte, di questa sicurezza, di questa certezza, era già stato fatto cenno nel Salmo 16, versetto dal 9 all'11. È un testo molto più antico dei brani che stiamo leggendo. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione, ma mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Questo è un salmo molto vecchio. Allora noi potremmo fare questa piccola riflessione transeunte. Guardate che credere nell'aldilà non è una questione filosofica. Filosofia può anche arrivare, senz'altro, a dimostrare che l'uomo non è fatto solo per l'arco della sua storia terrena, ma è molto di più. Ma riuscire a percepire questa verità, percepire, non intellettualizzare, percepire, è una questione di intuizione contemplativa che si può avere solo nella preghiera. Non c'è alternativa. Il Salmo, che ripeto è molto più antico dei testi che stiamo esaminando, era già arrivato ad intuire che Dio, quando ama, ama per sempre. E se Dio mi ama, non può amarmi solo e unicamente fin quando io sono vivo, perché quando sono morto io non esisto più. E come mai l'amore di Dio può continuare se manca il destinatario? Mi spiego?
noi siamo abituati al cosiddetto amore di memoria. Mio papà e mia mamma sono morti ormai da tanti anni e io e mia sorella vogliamo bene i nostri genitori. Non è esatto. Non è esatto perché ciò che noi facciamo, se lo esaminiamo in maniera stretta, è manifestare il nostro profondo bisogno di loro. L'amore è donativo, mentre invece per natura nostra, quando noi diciamo di amare un defunto, fondamentalmente ripiangiamo il legame che avevamo con loro per il bene che loro volevano a noi. Non è detto che noi non ne volevamo, ci mancherebbe altro. Mi spiego? Ma è fondamentalmente questo vuoto che loro ci hanno lasciato e che ci costa. Più grande il vuoto, più diciamo guarda quanto li stiamo amando, ma è il vuoto che loro ci hanno lasciato, che noi esprimiamo. Altro è invece voler bene una persona concreta. Se voi infatti provate a fare un esame con un addetto ai lavori, con uno psicologo, vedete che l'amore che noi abbiamo per una persona concreta è profondamente donativo, oltre che accogliente. Con la memoria non c'è questa dinamica. Con la memoria delle persone che ci hanno preceduto nella vita c'è un rapporto diverso che noi chiamiamo comunque amore e che va bene anche chiamarlo così, ma sappiate che è di altro tipo, dove il loro vuoto e il bisogno che noi avremmo di stare insieme con loro per i coccolessi, per la sicurezza che ci davano, che ne so, si fa presente ancora oggi. E questo lo chiamiamo amore per i defunti, è una cosa diversa. Ebbene, per Dio l'amore è solo donativo, perché Dio non ha bisogno di noi. Ecco perché l'orientale con molta acutezza dice: quando Dio ama, ama per sempre. Se Dio mi ama e mi ama per sempre, io da qualche parte devo esistere anche dopo che ho chiuso questa scena terrena. Che poi la parola di Dio abbia questa potenza creatrice di dare la vita o di continuare la vita anche a una persona che perde questa dimensione storica non fa problema, perché per l'orientale, ricordatevi, che la parola di Dio è creatrice. Sa ricavare l'esistenza anche da realtà non esistenti precedentemente. Per quanto invece riguarda la terza strofa, cosa c'è da dire? Diciamo così. Ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Chi sta parlando? Noi saremmo tentati di dire il suo popolo, la linea 74, cioè gli ebrei. Ferma. Se voi notate, qui non si parla mica di ebrei, si parla di tutti i popoli che salgono sul monte. E quindi tutti i popoli sono l'unico popolo di Dio. E dunque, al versetto 9, linea 77, noi abbiamo questo grande, immenso popolo che è il genere umano, che dice: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato in maniera consapevole o in maniera non consapevole, perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci ed esultiamo per la sua salvezza, cioè questo dono della vita che viene fatto in questo grande banchetto finale che durerà per sempre. Di ogni popolo. Giusto, giusto. La condizione disonorevole ce l'ha tutti i popoli. Adesso cerco di spiegarmi e poi chiudiamo perché sono suonate le 11, se avete sentito. Quando noi avremo modo di leggere il Deutero Isaia, cioè quella parte del libro di Isaia che va
dal capitolo 40 al capitolo 55 e che è stato scritto a Babilonia proprio durante il vuoto, durante il triangolo, durante l'esilio a Babilonia. C'è un profeta anonimo, lontano discepolo di Isaia il Grande, che scrive questi 16 capitoli. In questi 16 capitoli ci sono i quattro carmi, che poi va a vedere sono 12, ma si continua a dire i quattro carmi, del servo di Yahweh. E il servo di Yahweh inizialmente era il popolo ebraico, il quale è stato scelto da Dio per fare per compiere un servizio a favore di tutti i popoli. Qual era fondamentalmente il servizio? Quello di mostrare sulla propria pelle ciò che Dio faceva agli altri popoli e che gli altri popoli non sapevano comprendere perché a loro capitavano situazioni difficili, sconfitte, carestie, situazioni dunque negative. Il dottor Isaia dice che il compito del servo è fondamentalmente mostrare agli altri, sulla propria pelle, una specie di video. Cioè, ciò che capita a me è emblematico perché voi comprendiate ciò che capita o vi è capitato. Ogni popolo è sempre stato schiavo, suddito, poi magari si è liberato, poi è tornato ad essere battuto, quindi ha dovuto subire l'occupazione, un altro popolo vittorioso su di lui e via discorrendo. Tutto questo in Oriente si chiama umiliazione. Quindi qual è il suo popolo? Un po' difficile stabilirlo a causa di questo contesto. Se noi fossimo fuori da questo contesto potremmo dire che il suo popolo dovrebbe essere quello ebraico, ma qui è difficile stabilire che sia quello ebraico, appunto perché già nella prima strofa si rompe il confine fra popolo ebraico e gli altri popoli, perché tutti si comportano come gli ebrei, salgono al Tempio e mangiano con Dio. L'ultimo versetto, la linea 81, l'ultimo versetto parla il profeta, cioè questo sapiente apocalittico, il quale dice che allora la mano di Dio si poserà su questo monte, negando quindi che durante la storia ci sia una presenza di Dio nel Tempio. Il Tempio è solo, dirà Gesù, luogo di preghiera, ma non è il luogo della presenza di Dio. La presenza di Dio è invece in ogni persona, dirà il cristianesimo. D'accordo, ma se alla fine dei tempi tutti i popoli saranno un popolo solo e tutti quanti entreranno in questo Tempio, che poi diventa solo simbolo, per creare questa grande unità dei popoli in una situazione di vita che non conosce più la paura della morte, allora è chiaro che in quel tempio c'è una presenza di Dio particolare. Ma fino a questa situazione, la presenza di Dio nel tempio, sogniamocela. Oscar? Sì. No, questo è il velo dei popoli. Se tu noti, egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli. Mentre invece nel Vangelo di Marco si dice che il velo del Tempio si squarciò. E lì bisogna fare un piccolo lavoro di concordanza. Vediamo che il verbo squarciare in Marco viene adoperato solo due volte in tutto il Vangelo. Una volta per dire che il velo del Tempio si squarcia e all'inizio della vita pubblica di Gesù per dire che i cieli si sono squarciati per far scendere lo Spirito Santo durante il battesimo di Gesù. C'è lo stesso verbo. Ora tenete presente che nel mondo biblico il cielo è il confine tra noi e Dio. Il cielo veniva rappresentato dal velo del Tempio che creava un confine fra noi e il Santo dei Santi, dove c'era la presunta presenza di Dio.
Pompeo Magno entra dentro e dice: qui non c'è niente. Infatti era una stanza vuota. Quello era il santo dei santi, non c'era niente. Con la morte di Cristo, questa specie di confine tra noi e Dio viene completamente dilacerato. Questo è il significato di quel testo. Mentre qui il valore dell'espressione, abbiamo visto, è diverso. Grazie, alla prossima volta.